Eccoci qua nelle campagne di Cuora Carpignano, un paese vicino a Pavia. E guardate che figata di giornata! Fighissimo. Almeno qui si può fare una bella passeggiata. Comunque, venendo a noi, Questi ci sono? Ok. Ciao a tutti, sono Biagio. Questo qua potenzialmente è il mio primo video su YouTube. E fa stranissimo effettivamente vedersi davanti a una fotocamera. Il primo video su YouTube che andrò a caricare per il mio canale, e in questo canale vorrò parlare un po' di quelli che sono i miei viaggi. Io sono un nomade digitale, mi occupo di realizzazione siti web, specialmente in WordPress. Molti di voi magari non sanno neanche di cosa sto parlando, però è un tipo di lavoro, una tipologia di lavoro che posso tranquillamente fare online e quindi mi dà in un certo senso la fortuna di poter girare in qualsiasi posto del mondo e portare avanti il mio lavoro. Quindi per questo motivo ho deciso di creare questo canale, che è il mio canale personale, e soprattutto lo scopo di questo canale è quello di dare dei consigli alle persone che vogliono visitare anche loro il mondo. Parlerò poi nel prossimo video di quelle che sono le mete del mio prossimo viaggio, e ci sono molti, molti consigli che posso lasciare. Molte cose che magari io do per scontato che funzionano alla grande per risparmiare un sacco di soldi e che parlando con amici o persone che magari sono abituate a fare come facevo io qualche tempo fa, le solite 2 settimane di vacanza, magari danno per scontate e prendono queste vacanze a 3.000 euro a settimana, non badano a spese, cercano solo di divertirsi, ma ci sono molte persone che comunque hanno un budget limitato o comunque come me vogliono viaggiare in giro per il mondo facendo il lavoro che gli piace, però è giusto anche comunque saper risparmiare dei soldi, no? Wow, fa caldissimo, caldissimo, Dio, comunque ci saranno tipo 10 gradi, però al sole in mezzo alla campagna. Devo dire che dico anche come posso, ci si può rilassare. Quindi questo è già un piccolo consiglio, diciamo che non si deve per forza andare dall'altra parte del mondo per potersi rilassare un attimo. Se avete a disposizione una campagna vicino casa, fatevi un giro. Magari con la scusa del cane, se avete un cane, portatelo a spasso anche per 1 ora, 2 ore. Non ci deve essere per forza uno scopo per poter uscire di casa o fare qualcosa, fatelo e basta. Quindi tornando a noi, lo scopo di questo canale appunto è quello di, diciamo, anche dare un po' sfogo a quella che è la mia creatività. Ho sempre voluto comunque dare, come dicevo prima, dei consigli alle persone su diversi viaggi che ho già fatto. Ho fatto 2 mesi a Tenerife e ho fatto delle foto, dei video, però il problema è che sono rimasti sul mio computer, quindi in realtà non li ha visti nessuno. E ci sono sicuramente delle cose che a me sono servite molto, ho imparato molto da questi 2 mesi. So in quale posti andare, quali sono quelli turistici, quali meno turistici, però effettivamente sono video che se non vado io poi ad aprire il computer, accendere il computer, a farli vedere a qualcuno, effettivamente non li vede nessuno. Quindi sicuramente anche se sono una persona molto introversa, il fatto di voler creare dei video qui su YouTube è comunque una sfida anche per me. Però secondo me col tempo potrei trovare dei consigli sicuramente utili. E nel caso stessi pensando che ho un background alle spalle solido, sono un videomaker, quindi so esattamente come creare questo video, o so esattamente come muovervi davanti a una fotocamera, non sono assolutamente niente di tutto questo, sono semplicemente io, Biagio. Come dicevo prima, ho sempre tenuto per me, come persona introversa, le cose. Diciamo che anche nei momenti più difficili è difficile che comunque riesca ad esternalizzare i miei pensieri. Quindi in questo momento sono qui davanti a una fotocamera. È vero che poi potenzialmente mi guarderanno magari un sacco di persone, magari pochissime, non lo so. Però nel frattempo sto scrivendo un diario di viaggio,
di viaggio in viaggio, in un certo senso. Quindi non lo sto facendo soltanto per dare dei consigli, per darti dei consigli di viaggio, o comunque penso di voler parlare anche di d'altro in questo canale, ma sto più che altro dando dei consigli a me stesso. Sono sicuro che facendo questa cosa qua imparerò tantissimo anch'io, quindi è sempre stato così per tante cose, quindi mi sono chiesto perché non farlo. Non mi sono preparato nessuna scaletta, nessun percorso. Siete dei rumori strani. Non mi sono preparato alcuna scaletta di quello di cui volevo parlare, di niente. Semplicemente ho preso il mio telefono, l'ho attaccato a questo stabilizzatore. Niente, semplicemente sono venuto qua in campagna e ho cominciato a registrare, quindi probabilmente questo è il primo video, sarà anche magari un po' schifo, no? In un certo senso. Però sei mai andato a vedere il primo video di uno dei canali magari anche più famosi del mondo? Ci sono tantissimi youtuber, no? Su YouTube, che creano un sacco di video fighissimi. Magari non ci fai neanche caso, io sono il primo a non averci fatto caso. Guardo un video, magari lo skippo anche dopo 10 secondi, senza dare, diciamo, il tempo al mio cervello di pensare che questa persona magari ci ha messo anche potenzialmente anche una settimana per creare un solo video. E io in 10 secondi l'ho skippato così, come se niente fosse, no? Però una volta che hai visto magari questo video di 30 minuti che ti ha tenuto incollato allo schermo, sei andato a vedere il suo primo video, magari fatto 7 anni prima. Sono sicuro che se vai a fare una cosa del genere, il primo video sicuramente farà abbastanza schifo. Quindi, ripeto, semplicemente questo video è per esternalizzare un po' quelli che sono i miei pensieri. E quindi niente, in realtà, come ti ho già detto, voglio raccontare un po' quelle che sono le mie esperienze, quelli che sono i miei viaggi. Una cosa molto importante che mi è servita molto guardando altri canali è quella di andare a vedere persone che magari visitavano posti che io volevo visitare e vedere un attimo quanto effettivamente può costare vivere lì. Cioè ci sono persone comunque, ripeto, come me, che magari non hanno una stabilità intesa come casa, no? Non hanno proprio un nido dove tornare quando magari finiscono il loro viaggio. Diciamo che il mondo in un certo senso è la loro casa, no? Che lo è per tutti alla fine, però per alcuni lo è maggiormente, lo pensano davvero. È complicato. Ho talmente tante idee in testa, talmente tanti pensieri che diventa poi difficile effettivamente dare un senso logico a tutto quello che sto dicendo. Però ripeto, questo è il mio primo video. In qualche modo penso che inizia un po', nel caso non mi conoscessi, inizierai comunque a conoscermi. Scoprirai un po' il mio carattere, magari punti forti, punti deboli. Un po' tutto. Ma non ho nessun problema ad esternalizzare quelli che sono quello che è il viaggio, in un certo senso. Quindi non c'è nessun tipo di problema. E quindi questo canale, oltre a vedere quelle che sono le mete che andrò a visitare, le città che andrò a visitare, i posti, le foreste, le montagne, i vulcani, oltre a questo, dove tra l'altro su YouTube ci sono altri milioni di video che parlano di questo, quindi in realtà il mio è proprio come sto vivendo la mia vita giorno per giorno, no? Quindi secondo me è una cosa più autentica. Siamo anche in un periodo dove, non so se ne hai sentito parlare, comunque si parla moltissimo di intelligenza artificiale, video su YouTube senza creati magari in pochi minuti, senza far vedere la propria faccia, o anche su Instagram adesso stanno uscendo molto queste cose, testi generati in automatico, video generati in automatico. Si andrà a perdere un po' l'autenticità dell'essere umano? Boh, questo forse è un po' presto per dirlo, però voglio andare in un certo senso controcorrente, ecco. Sono comunque nel mondo del digitale,
Sì, sviluppo siti web, ma in realtà mi occupo anche di affiliate marketing, mi occupo di un po' di cose che fanno parte comunque del mondo digitale. E voglio andare un po' controcorrente, nel senso che voglio dare comunque dello spazio anche a questi video per darti dei consigli, come ho già detto, ma per far vedere un po' anche io come sono. Secondo me, creare comunque un rapporto one to one con la persona che mi sta con te, che mi stai guardando in questo momento, secondo me potrebbe essere, cioè, sicuramente sarà utile per tantissime cose. Magari scoprirai, quando farò vedere magari anche qualche lavoro che sto facendo, magari scoprirai che potrò essere la persona giusta per fare quello che stai cercando. Diciamo che sto lasciando trascorrere il tempo senza dare troppa importanza alle cose esterne, al quale non posso neanche dare comunque una risposta in questo momento. Come viene, viene, ecco. Sto cercando di vivermi un po' la vita giorno per giorno. Molto complicato, molto difficile, soprattutto nella società occidentale nostra, dove tutto deve essere programmato nei minimi dettagli. Però, in un certo senso, secondo me, non lo so, va bene così. Sono contro luce, non so se si vede. Boh, spero si veda bene. Niente, quindi, ancora per una volta, oltre ai consigli di viaggio che vorrò darti, ai consigli non solo di viaggio, un po' in generale, parlerò un po' di tutto. Cioè, sarà incentrata ovviamente sui viaggi che faccio, che farò. Però magari ci sarà spazio anche per parlare d'altro. Esempio, quale zaino prendere? Cioè, ci sono tantissimi zaini anche a Decathlon, no? O su Amazon o su qualsiasi altro posto online o fisico nel mondo. Ci sono tantissime cose da vedere. Su Ryanair, ad esempio, quali zaini posso portare con me senza dover prendere il pacco aggiuntivo del secondo zaino? Posso portare quante cose posso portare? Quante cose effettivamente posso portare col mio zaino senza dover pagare questi costi aggiuntivi, no? Tante magari piccole cose che si danno un attimo per scontato, però poi quando ti trovi nel momento di doverlo fare, dici, oh, cazzo, adesso cosa faccio? Devo prendere questo zaino, l'altro, devo prendere questo biglietto, ma devo fare il visto, ma quanto costa andare lì, ma se mi fregano, se ci sono criminali, tante risposte magari, vabbè. Sono andato un po' oltre, un po' esagerato con le domande, però tante magari piccole risposte dove appunto potrò rispondere alle tue domande, no? Però è giusto dare anche spazio un po' a quello che sto vedendo io in questo momento. Va bene vedere me, cioè, non è che sono proprio la persona più bella del mondo, no? Quindi è bello vedere anche quello che sta intorno a me. Sono completamente contro luce, è vero che non sono fotografo, videomaker, tutto quello che c'è attorno, però vediamo un po' come viene. Sto qua camminando dei cavalli, spero di non stare calpestando robe strane. Oddio. Vabbè, va bene così, nel caso. Quindi niente, questi sono i miei primi pensieri. Ho dato qualche consiglio anche, un po' a casaccio, però ripeto, questo so che è il mio primo video, so che sicuramente potrò migliorare un sacco con il tempo, col tempo migliorerò sicuramente e ti darò magari qualche informazione in più di chi sono, di cosa faccio, di cosa mi occupo, perché sto facendo questa cosa, anche se come dico sempre, perché no? Quindi diciamo che lo scopo principale di questo canale è, l'ho fatto sia per te, come ho detto già 30 volte, darti consigli di viaggi, consigli di, anche non solo di viaggi, di quello che magari è anche il mio lavoro. Magari scopri tramite il mio canale che c'è una tipologia di lavoro che magari sto seguendo e che ti piace anche a te un sacco. Magari ti posso dare una mano anche su questo. Quindi, perché no? Perché non fare questo canale? Perché non dare consigli? Perché non dovrei essere utile a qualcuno? A te in questo caso?
qualsiasi altra persona che conosci. Perché dovrei tenerlo solo per me? Se ho imparato delle cose, se nella vita in qualche modo ho avuto delle esperienze dei trascorsi, un passato magari un po' burrascoso per alcune cose, del quale parlerò ovviamente per essere il più autentico possibile, perché non parlarne? Perché non esternalizzare appunto i miei pensieri? Perché non darti consigli? Perché non farlo? Non ha senso, no? Quindi se posso darti comunque una mano in qualsiasi modo, anche solo semplicemente vedendo questo video, quindi mi sono chiesto perché non farlo, e infatti lo sto facendo, e in un certo senso spero che almeno questo primo video, fatto magari con una qualità non proprio stile 2023, che si vedono un sacco di video di buonissima qualità, ma come dicevo, non voglio dare tanta importanza alla qualità, che per carità è importantissima, ma voglio più che altro dare importanza a quelle che sono magari anche pensieri e consigli, al solito, che ho già detto prima. Quindi niente, sicuramente se ti è interessato questo video, se pensi che possa esserti utile in qualche modo, seguimi. E nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, sicuramente caricherò qualche altro video. Farò in modo di pubblicarne almeno un paio a settimana, anche se col mio lavoro comunque devo riuscire a far combaciare tutti gli orari, tutte le attività. Però, ripeto, è una cosa che voglio fare, che mi sono deciso di iniziare così quest'anno, e è una cosa che sicuramente vorrò portare avanti nel tempo, quindi... Ecco, un'altra cosa che ho imparato è che bisogna stare molto attenti a quando si fa un video. È vero che guardi la telecamera, vuoi fare tutto bene come si deve, ma cioè, non devi neanche restare sotto la macchina, ecco, investito. Quindi meglio stare attenti. Quindi concludendo questo video, ti ringrazio prima di tutto se sei rimasto fino qui, fino alla fine. E ripeto, seguimi se vuoi comunque anche dei consigli, vedrai che comunque in qualche modo ti torneranno utili. E questo. Ciao.